Oltre 50 tra feriti e contusi, diversi fermi, decine di auto distrutte, una città messa a ferro a fuoco da gruppi di teppisti. Questo è il drammatico bollettino di una domenica di guerriglia che ha sconvolto Pescara. Tutto per una partita di calcio che non è finita secondo le aspettative dei 5.000 tifosi salernitani venuti in riva all'Adriatico al seguito della squadra del cuore impegnata nell'ultimo decisivo assalto alla Serie A. Un sogno alimentato all'inizio dal gol lampo di Capitan Pisano e dalle buone notizie che arrivavano via radio da Perugia. Ma la Salernitana non si è trovata di fronte un Pescara in versione balneare come forse si aspettavano i tifosi granata. Nel secondo tempo, benché ridotta in 10 uomini per l'espulsione di Colonnello, la formazione di casa ha ribattuto colpo su colpo alle iniziative degli ospiti, rendendosi pericolosa in più circostanze con Digia Natale. Prove generali del gol che è arrivato a 10 minuti dalla fine su incursione profonda di Giampaolo. A quel punto si sono scaricate le forti tensioni accumulate durante la gara, sfociate in incidenti gravissimi dentro e fuori lo stadio. La delusione del tecnico Colombo al microfono di Antonio Monaco.